ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il 9 luglio si alza il sipario sul Pescara Jazz al Teatro d'Annunzio, dove al momento sono in corso dei lavori, ma quelli relativi a una riqualificazione completa verranno avviati più avanti, così come precisato dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Ci sono dei lavori di manutenzione, diciamo, ordinaria, in quota parte possiamo definire anche straordinaria. Certamente il Teatro d'Annunzio ormai lo abbiamo puntato, voglio dire, deve subire una riqualificazione ancora complessiva, anche che ne aumenti la capienza e la capacità poliedrica di ospitare più attività diverse tra loro, ma certamente Pescara ha necessità di avere un'area per grandi eventi e per concerti, e il Teatro d'Annunzio secondo me si potrebbe prestare. Ad aprire la 51esima edizione sarà il cantautore irlandese Damien Rice. Ricco il programma di quest'anno, dice il direttore artistico Angelo Valori. Soprattutto sono proprio tanti, cioè sono tanti numericamente, ma soprattutto non c'è un concerto che non sia ai vertici proprio della massima qualità internazionale. Inoltre presentiamo un gruppo che credo resterà la caratteristica di questa edizione, che sono gli Snarky Puppy, che credo sia il gruppo in questo momento al mondo di riferimento del nuovo jazz, un jazz molto contaminato, in cui il virtuosismo e la poesia si equilibrano, si mischiano in una soluzione davvero straordinaria, che li ha portati a vincere moltissimi premi. Quindi innanzitutto per la loro presenza, poi tutti i concerti sono caratterizzati da musicisti che hanno fatto la storia del jazz, quindi Marcus Miller, la presenza di due cantanti straordinari come Diane Reeves e Didi Bridgewater, oltretutto in una produzione originale con l'orchestra, Yellow Jackets, gruppo di riferimento del jazz rock, della fusion mondiale, l'ultimo tour dei Manhattan Transfer, grandissimi musicisti italiani come Rita Marco Tulli e Roberto Gatto, ma anche nuove proposte come Raffaele Casarano. Insomma, è un festival che davvero presenta una scelta di musicisti jazz di molto, molto ampia e di altissimo livello. Poi, come sempre è stato negli anni, c'è anche un'attenzione a generi che vanno al di fuori del jazz. Infatti il festival aprirà il 9 luglio con Damien Rice.